Amici del ciclismo, bentrovati. Siamo a Cassinone, frazione di Seriate, per uno dei tradizionali appuntamenti riservati alla categoria esordienti. Gara unica organizzata dal gruppo sportivo GF Fulgor di Seriate. In palio ci sono il 40° trofeo Pietro Rossi alla memoria, il 6° trofeo Luigi Locatelli e Anna Rossi alla memoria e il 9° gran premio gruppo Alpini Cassinone. Proprio grazie anche al supporto del gruppo Alpini di Cassinone, che tradizionalmente è vicino alla Fulgor di Seriate, si può svolgere questa manifestazione, appunto, come detto, riservata alla categoria esordienti, che si svolge sulla distanza di 42 km suddivisi su 5 giri. I primi 4 a lungo raggio che interessano gli abitati di Cassinone, appunto di Seriate, e si va nella zona verso anche Bagnatica. E poi il giro finale con 2 passaggi in un circuito più a corto raggio con un po' di saliscendi molto tortuoso, che sicuramente andrà a sgranare il gruppo. Sono 75 gli atleti che si presentano alla partenza, suddivisi tra le due categorie, provenienti un po' da tutta la Lombardia, e sono presenti anche formazioni da fuori regione. In particolare c'è Luca Biella dal Piemonte, e dal Trentino sono arrivate la Valle di Cembra, la PR Trentino e anche i ragazzi della Monte Corona. Ma andiamo a vedere proprio la partenza. Eccoci qui, pronti via. Sullo sfondo il caratteristico campanile di Cassinone di Seriate e i 75 atleti della categoria esordienti primo e secondo anno che insieme prendono appunto le mosse di questo 40° trofeo Pietro Rossi alla memoria, 6° trofeo Luigi Locatelli e Anna Rossi alla memoria, 9° gran premio gruppo Alpini Cassinone. Ennesima fatica tra virgolette organizzativa della Fulgor di Seriate del presidente Fiorenzo Nava, con il supporto di Patrizia Donati e tutto il loro staff. Prime fasi di gara piuttosto tranquille, vedete il gruppo, ci sono dei timidi tentativi, ma nel passare dei giri il gruppo resta sempre pressoché compatto. Dobbiamo segnalare la vittoria del primo traguardo volante posto al secondo giro da parte di Nicolò Franchina della Gazzanighese, mentre nel successivo quarto giro, in occasione del secondo traguardo volante, l'abbiamo visto proprio pochi istanti fa, primo Simone Invernizzi, che insieme al compagno, l'avete visti qua inquadrati con la maglia nero-verde, Alessandro Carrera, atleti del team Serio, provano un tentativo di allungo, ma anche per loro non c'è molta libertà, gruppo che li va a riprendere, che procede compatto anche nelle tornate successive. Al chilometro 22 prova un timido allungo Davide Piovanelli della Ghedi Ciclismo, anche per lui non c'è molto spazio. Qui vedete il gruppo che prende proprio nel finale l'ultimo circuito, si forma un drappello come previsto, vedete il circuito finale, il giro finale ha scremato, ha selezionato il gruppo in diversi tronconi, e allora davvero gruppo allungatissimo, davanti si sono avvantaggiati alcuni corridori. Andiamo a vedere quale sarà l'epilogo di questa gara proprio con l'arrivo in viale qui principale, nel viale qui principale di Cassinone. Il gruppetto che si era avvantaggiato è stato raggiunto da altri corridori, vedete è più numeroso il drappello di testa, volata lunghissima lanciata ora da Cristian Gamba, ma dalla sua ruota escono proprio Franchina e Cristian Mazzoleni, un testa a testa tra Nicolò Franchina della Gazzanighese e Cristian Mazzoleni del pedale Brembillese, quinta vittoria della stagione per Cristian Mazzoleni, figlio dell'ex professionista Renzo Mazzoleni. Davvero una bella vittoria netta quella di Cristian Mazzoleni, che torna al successo, un successo che gli mancava dal mese di maggio. Secondo posto per Nicolò Franchina della Gazzanighese, terzo Cristian Gamba della Trevigliese, quarto Luca Fusar Imperatore sempre della Trevigliese, poi quinto Mattia Mazzoleni della Gazzanighese, sesto Davide Piovanelli della Ghedi Ciclismo, settimo Andrea Rota del pedale Brembillese, ottavo Andrea Marchetti del GSC Villongo, nono Nicolas Rodriguez della ciclistica Trevigliese e decimo Juraj
Olinkin della GS Civillongo. Questa era la classifica, diciamo, degli esordienti primo anno, secondo anno, scusate. Nella classifica assoluta c'è da segnalare, l'ottavo posto di Angelo Bermeri della Valle Camonica, che è il primo classificato della categoria esordienti, primo anno. Ma andiamo proprio a sentire ora la voce, dei protagonisti, partendo da Cristian Mazzoleni e la sua soddisfazione. Sì, sono contentissimo, non vincevo da molto tempo, quindi oggi volevo far bene. E nel finale la strada era molto stretta, piena di curve, controcurve. Siamo andati via in tre, collaboravamo dietro, poi ci hanno ripreso. In volata negli ultimi 150 metri ero terzo, gli ultimi 50 metri sono uscito e ho vinto. A chi vuoi dedicare la vittoria? Dedico sicuramente i mezzi ai miei nonni e a tutte le persone che mi sono venute a vedere. Abbiamo detto Angelo Berberi della Valle Camonica, primo classificato tra gli esordienti primo anno, sul podio Luca Ferrari della Osio Sotto e Lorenzo Gusmini della Gazzanighese. Andiamo a ascoltare le parole del vincitore. Allora, sono soddisfatto perché è la mia prima vittoria, quindi è andata bene, dai. Dopo abbiamo provato io e i miei compagni di squadra a partire in fuga al primo giro. Ma niente da fare, dopo tutto il resto è andato bene. È stato un finale molto nervoso, no? Questo ultimo circuito era abbastanza impegnativo. Sì, perché gli ultimi due giri, cioè i giri piccoli, ero abbastanza dietro nel gruppetto in fondo. Sono riuscito a recuperare alla fine, dopo il resto sono contento. A chi vuoi dedicare questa prima vittoria? Ai miei genitori, agli allenatori e ai miei due compagni di squadra. Nembrini, Provenzi, Invernizzi, Previtali, Schipler, Scottellaro e Riva completano l'ordine d'arrivo degli esordienti primo anno. Con le immagini delle premiazioni, Gazzanighese, premiata come miglior squadra nella classifica combinata e la proposizione del rallenti dell'arrivo vincente di Cristian Mazzoleni, da Cassinone Giorgio Torre per BCTV vi saluta.